ecco sono qua al timo dei paninari. Siamo rimasti in pochi, siamo dei casi rari. Ecco sono qua al timo dei paninari. Forse non è logico, è un caso patologico. Di recente ho letto l'attesissimo libro dell'amico Stefano Zandri, conosciuto in Europa con lo pseudonimo di Dan Harrow, progetto che portò ad incassare diversi miliardi delle vecchie lire ed arricchì non solo produttori discografici, grazie alla sua fama internazionale alla pari di un George Michael dell'epoca, piuttosto che dei Duran Duran o di Madonna, con alle spalle quasi 20 milioni di dischi venduti nella sua fulminante carriera. Da appassionato e fan, la storia di Dan Harrow la conoscevo già, anche se non così dettagliatamente, quindi leggere questo libro mi ha trasportato virtualmente negli anni 80, facendomi rivivere l'incantevole ed anche un po' indiavolata storia che visse Stefano poco più che adolescente, con tutte le incertezze che poteva avere un ragazzo appena ventenne, pilotato da uomini già inseriti in quel mondo meschino, avidi di denaro, pronti a schiacciare la personalità di Stefano e quella di Nani. Non posso raccontarvi la storia, altrimenti vi rovinerei la magia di questo percorso vertiginoso e agghiacciante. La mia non vuole neanche essere una vera e propria recensione, bensì sono qui a consigliarvi, se siete appassionati di quel magico periodo che sono gli anni 80, di leggere questa vicenda che portò in breve tempo un normalissimo ragazzo della provincia di Milano ad essere quasi un dio della musica internazionale nel giro di una manciata d'anni. Personalmente sono stato trasportato in questo racconto in quanto mi sono immedesimato in Stefano, a partire dai primissimi esordi sino ad arrivare al declino dopo quasi 10 anni di successi. Il resto della storia, seppur interessante, sino ad arrivare ai giorni nostri, compresa l'Isola dei Famosi, mi ha coinvolto un po' meno. Negli anni 80 le discoteche sicuramente erano più in voga tra i teenager al cospetto dei tempi odierni e soprattutto c'era la moda di andare a ballare sabato e la domenica pomeriggio. Stefano, neanche 18enne, era uno di quelli che sapeva farsi notare un po' da tutti, specie dalle ragazzine, ma non solo. Infatti all'American Disaster, nota discoteca in zona Buenos Aires, era ormai diventato di casa. Le fortune di Stefano sono state tante, ma immaginatevi voi a 18 anni nei primissimi anni 80, senza avere qualcuno che vi consigli realmente cosa fare e cosa non fare, se non con scopi e interessi propri. Ritrovarsi ad avere nel giro di qualche anno in mano così tanti soldi da poter vivere oggi quasi di rendita, senza perdere la testa. Difficile, credetemi. La fortuna più grande di Stefano è stata quella di nascere con un grande carisma ed una bellezza che ai tempi faceva invidia a Simon Le Bon e George Michael, ma soprattutto di farsi notare dal DJ di quella discoteca. Infatti fu proprio lui a cambiargli la vita, sto parlando di Roberto Turati. Vincitevolmente questa fu anche la fortuna di Roberto Turati, presentarlo a Michi Chieregato, che aveva già un progetto in riservo e propose a Stefano di farne l'immagine. Il disco era già pronto e cantato da un certo Chuck Rolando. Correva l'anno 1983 ed uscì il primo singolo con il nome di Dan Harrow dal titolo ambiguo To Meet Me. Seguirono dopo poco più di un mese A Taste of Love e My Desire, quest'ultimo cantato da Silver Pozzoli, ed il nome di Dan Harrow iniziò a crescere vertiginosamente, conquistandosi anche le classifiche inglesi. Un'altra fortuna di Stefano fu quella di quando l'ormai l'affermato Paul Mazzolini, più noto come Gazebo, in contratto con la Baby Records, dovette partire per il servizio militare e questa sua assenza spalancò le porte al progetto Dan Harrow. Era pronto il primo vero singolo di Dan Harrow, che fece impazzire realmente le teenager, specie dopo l'esibizione al Festival Bar di Vittorio Salvetti nel 1985. Sto parlando di Future Brain. Silvio Pozzoli chiese un aumento, fiutando degli incassi più consistenti in questo breve percorso del progetto, per cui venne liquidato e rimpiazzato con quello che divenne l'ossessione del progetto ed il tormento di Stefano nei tempi più recenti, ovvero Tom Hooker. Pensate che dopo l'esibizione all'Arena di Verona con Future Brain fu il delirio. Stefano il giorno seguente si ritrovò decine di ragazzine sotto casa che lo chiamavano. Avevano scoperto dove abitava. La mamma, andandola a svegliare con una tazza di caffè, gli disse: Stefano, ma le sentite? È mezz'ora che ti chiamano. E da quel giorno Stefano capì cosa volesse dire essere diventato un divo. Si susseguirono dopo Future Brain tra il 1985 e il 1987 successi planetari come Bad Boy, Overpower, Charleston, Catch the Fox, la mia preferita, la dolcissima Don't Break My Heart e brani di minor rilievo come Tell Me Why e Day by Day.
E tutto questo grazie anche a meravigliosi video che accompagnavano il progetto Dan Harrow, video che per realizzarli non bastavano 200 milioni delle vecchie lire, per citarne un paio girati a Londra come Future Brain e Bad Boy. Questo periodo per Stefano fu però anche l'inizio della sofferenza raccontata nei minimi particolari in questo libro Nani, il bimbo da 6 milioni di dollari. Solo nel 1988, quando ormai la Italo Disco era in netto declino e la fulminante carriera di Dan Harrow stava svolgendosi al termine, lasciarono cantare a Stefano un brano che ebbe un modesto successo, ma non come i precedenti, ovvero Born to Love. Stefano si ritrovò con 6 miliardi delle vecchie lire sul conto corrente, una bellissima Porsche, cambiò diverse moto e comprò pure un bell'appartamento a Milano, che non sfruttò mai. La sua rovina fu quella di lasciare la Baby Record, facendogli causa e ritrovandosi di lì a poco con una valanga di cartelle esattoriali. Questo lo portò a un grande crack finanziario. Mi voglio fermare qui. Per me questo è stato il periodo magico, con pro e contro, alti e bassi. Non ho voluto, per rispetto di Stefano, parlare degli affetti, sia familiari che amorosi. Anche se tutto questo lo potrete leggere nel suo libro, Nani, il bimbo da 6 milioni di dollari, distribuito dalla casa editrice Albatros. Un cordiale e sereno saluto da Birci del Paninaro. Ciao Stefano, let's go stragallosi! Ecco sono qua l'ultimo dei paninari. Siamo rimasti pochi, siamo dei casi rari. Ecco sono qua l'ultimo dei paninari. Forse non è logico, è un caso patologico.